15 ottobre 2016. De Passa del Capitano è a Colonna per presentarvi l'incontro di calcio del campionato giovanissimi provinciali, Colonna contro Le Mole. Splendida giornata di sole qui a Colonna, una vera e propria ottobrata romana. Ecco le squadre che si stanno presentando e qui inizia la partita con palla al centro per il Colonna. Ecco, vediamo subito un lancio per Gabriele che viene però fermato, prende palla Le Mole e la palla finisce fuori. Le immagini passano adesso a una rimessa dal fondo del Colonna, ancora c'è un batti e ribatti sulla tre quarti colonnese, prende palla Le Mole con il numero 7 che la dà indietro, ancora Le Mole, fase un po' confusa e pericolosa per il Colonna, c'è un tiro, traversa di Le Mole su deviazione del nostro portiere. Ancora attacco, c'è un'altra conclusione fuori di poco per Le Mole calcio, ancora un calcio d'angolo, colpo di testa e fuori. Inizia in attacco Le Mole, si difende il Colonna, ancora Le Mole che ci riprova in area di rigore, para bene Francesco e viene poi respinta, ancora una conclusione e ancora un'altra risposta del nostro portierone. Ecco ancora Le Mole che manovra al centrocampo, viene però fermato in un primo momento, poi cerca di ripartire il Colonna ma a sua volta viene fermato, c'è un lungo lancio, ecco vediamo un traversone, ancora un altro intervento di Francesco, ancora vediamo un'altra azione portata sulla destra della squadra delle Mole che poi per fortuna del Colonna l'attaccante manca. Ancora adesso vediamo ancora Le Mole, c'è un'uscita, la palla va fuori, calcio d'angolo delle Mole, è parata bellissima, un altro bel intervento di Francesco. Ecco ancora Le Mole che cerca di attaccare, si difende col cuore il Colonna in tutti i modi. Ecco ancora Le Mole che già l'anno scorso, da quello che mi hanno detto, ha fatto molto bene in campionato. Ancora manovra al limite dell'area di rigore, c'è, parte un tiro ancora e c'è ed è gol. Credo che abbia deviato Francesco, ma questa volta nulla ha potuto. E qui finisce il primo tempo con Le Mole calcio 1 nei confronti del Colonna. Ecco, vediamo che inizia il secondo tempo. Vediamo cosa riuscirà a fare il Colonna. Per adesso non ci sono stati ancora cambi. Ecco, vediamo che qui Le Mole se ne va, c'è ancora un traversone pericoloso in aria, viene raccolto dall'altra parte sul versante sinistro, che cross ribattuta ancora pericolosamente in area di rigore, la palla, c'è un tiro che viene parato da Francesco. Qui c'è una rimessa dal fondo
del Colonna, che viene però ripresa dagli avversari. C'è un tiro palo, un palo delle Mole Calcio, e adesso cerca di uscire fuori il Colonna, che in questo momento sta un po' soffrendo. Conclusione alta, le immagini passano alla rimessa dal fondo per il Mole. Ecco, vediamo a centrocampo con la maglia bianca il Mole Calcio che manovra, ferma e recupera la palla il Colonna, che lancia questa volta Gabriele con uno schema già provato, però non va a buon fine. Rimessa dal fondo per il Colonna, vediamo le immagini cosa ci propongono. Ecco, ancora al limite dell'area di rigore del Colonna, se ne va il numero 7 verso centro, ancora il Mole, c'è un tiro ribattuto, un altro tiro, e para questa volta con un po' di difficoltà Francesco, comunque sia si salva, come si suol dire ci mette una toppa. Ecco, vediamo il Colonna che cerca di uscire fuori dalla propria tre quarti campo, però viene attaccato ancora il numero 4 con un pressing incredibile, viene lanciato il numero 8 delle Mole che va fuori, si salva ancora una volta, risultato che è sempre fermo sul 1-0 per il Mole Calcio, con supremazia territoriale sempre delle Mole. Però ancora un altro ci riprova, sta cercando il gol della sicurezza ovviamente le Mole. Calcio d'angolo e qui ecco il 2-0. Ecco il 2-0. Vediamo che l'immagine adesso passa con l'invio del portiere Colonna. Qui c'è i ragazzi del Colonna che adesso manovrano a centrocampo, cercano di distendersi. Viene buttato a terra lì l'attaccante del Colonna. C'è un calcio di punizione. Parte il lancio. Ancora le Mole Calcio che se ne va sulla propria destra, c'è un tiro, viene parato in due tempi dal portiere del Colonna. Ancora il Mole Calcio, questa volta nella prova a metà campo, allunga il numero 7, arriva nei pressi dell'area di rigore, riconquista palla dopo che sembrava che l'avesse persa, poi c'è un tiro ancora parato dal portiere del Colonna. Ecco, vediamo ancora il Mole Calcio, il risultato ormai qui è abbastanza chiaro, il Colonna sta perdendo per 2-0 e chiaramente dimostra un po' anche i propri limiti offensivi. Ecco però che ci prova il subentrante, ma fa buona guardia la difesa delle Mole. Finisce qui la partita, Colonna 0, le Mole 2. Il Colonna ci ha messo il cuore, le Mole è più squadra e ha vinto, ma per i ragazzi del Colonna è un punto di partenza. Ciao a tutti dalle pasta del capitano.